1971-2021, 50 anni di storia Fire celebrati con questo sovrapposto. Lo abbiamo nella versione in calibro 20, è appunto il sovrapposto anniversario, 50esimo anno di successi per questa azienda che è la seconda realtà proprio per la produzione di questi basculanti. Lo avevamo visto nel suo lancio, poi provato sui piattelli, ma si sa che sul campo poi a caccia è tutt'altra cosa. Quindi siamo nel cuore della stagione che ormai per la caccia stanziale volge al termine, ma abbiamo realizzato diverse uscite, con oggi quindi si conclude il nostro cammino che vi mostriamo. Due circostanze di tiro simili ma non uguali, un tiro più lungo e più aperto e un tiro invece a più breve distanza, però diciamo più sporco, con la starna che volava radente qui questo incolto. Due situazioni di tiro che però ci hanno restituito un selvatico perfetto, quindi sia alle maggiori distanze che alle più brevi cacciamo comunque con una canna 71 per queste tipologie di caccia negli spazi aperti. Va benissimo, con cartuccio standard da 26 grammi per calibro 20, quindi le F2 Fiber di Baschieri e Pellagri, comunque sia delle rosate letali ma che non sciupano il selvatico. Realizzato con bascula in acciaio ricavata dal pieno, il Fire Anniversario è disponibile in tutti i principali calibri utilizzati a caccia, quindi il 12, 16, 20, 28 e 410, tutti realizzati ovviamente con dimensioni di bascula dedicate al calibro di riferimento. Il Fire Anniversario è arrivato in calibro 20 con camera da 76 mm che quindi ci permette di camerare cartucce dai 24 ai 36 grammi. Tutte le cartucce per il calibro 20. I legni in noce europeo scelto e finiti ad olio sono zigrinati a laser a passo fine e vediamo riportato il nome del modello proprio lungo l'impugnatura a pistola del calcio. La stina è nella classica configurazione a becco d'oca con pulsante di sgancio per l'apertura. Il sistema di scatto è monogrillo selettivo con grilletto con finitura dorata. Ampia la guardia del grilletto, finemente incisa, utile a rendere ancora più agevole il brandeggio, anche con mani coperte da guanti. Il nome del modello, quindi Fire 50esimo anniversario, lo ritroviamo in petto di bascula. Bascula finemente incisa, impreziosita da questi motivi floreali ottenuti attraverso la tecnica laser 4D. Ulteriore dettaglio che sottolinea l'eleganza dell'arma, sicuramente la chiave di apertura traforata. Le canne del Fire Anniversario sono disponibili in tre lunghezze da 68, 71 e 76 cm. Consentono quindi l'utilizzo di quest'arma in diversi ambienti e tipologie di caccia. Il peso del sovrapposto Fire Anniversario resta nello standard. Siamo intorno ai 2,8 kg per il calibro 20 che sfiorano i 3 kg nel calibro 12. Ovviamente considerati con la lunghezza di canne da 71. Un peso quindi che rende l'arma non una super leggera, ma stabile soprattutto nel doppiaggio dei colpi. Non è comunque un peso che sicuramente affatica il cammino nella caccia vagante. We'll be right back.
complesso la prova sul campo del Fire Anniversario ha dato le conferme a tutte quelle piacevoli sensazioni che già avevamo provato sparando in pedana. Quindi un fucile solido, affidabile, stabile sulla fucilata e non troppo pesante, quindi ben bilanciato da portare nella caccia vagante. Un fucile che può essere sicuramente apprezzato da chi è alla ricerca di un'arma, quindi resistente, ma al tempo stesso anche elegante.